Siamo nella farmacia Gagliardi, unica farmacia del centro storico di Grottaglie che ha una peculiarità. I soffitti, infatti, sono stati decorati e impreziositi dai dipinti del pittore grottagliese Ciro Fanigliulo, denominato Lubilordu. I dipinti sono stati realizzati su una controsoffittatura, evitando il contatto diretto con le pareti, per evitare il deterioramento delle opere nel corso del tempo e a causa dell'umidità. Le decorazioni che stiamo ammirando in questo momento hanno un nome particolare che, tutto sommato, va quasi a braccetto con Grottaglie. Infatti, la decorazione, si chiama la grottesca. Utilizzata in pittura, scultura e arti minori, si sviluppa alla fine del 400 e prende questo nome a causa delle cosiddette grotte, cioè gli ambienti della Domus Aurea di Nerone, sopravvissuti sotto il Colle Oppio e accessibili soltanto attraverso cunicoli. Il titolare della farmacia, il dottor Gagliardi, che la gestisce da oltre 40 anni, è stato così gentile da mettersi a nostra disposizione e per le riprese e per raccontarci un po' la storia di questa farmacia. Ho preso la farmacia in fitto, in subaffitto, da Biagio Monteleone, buonanima, il 31 gennaio del 68, quando abbiamo fatto l'inventario. E infatti nella serata si sentiva la banda della processione che passava per via San Francesco de Geronimo. Io poi ho dovuto aprire il 2 di febbraio del 68 perché non avevamo finito l'inventario. Questa farmacia, che si chiamava Farmacia Cometa, è del 1908, che si è trasferita da via San Francesco de Geronimo in via Risorgimento, dove c'era la piazza. Il dottor Robò la comprò da Cometa, dal dottor Cometa, e la vendette poi, subito dopo la guerra, a Giambattista Barnaba per 8 milioni di lire.